Ben ritrovati, soprattutto dopo la pausa estiva. Riprende l'appuntamento quotidiano con Ex Cattedra, pillole dedicate a Claudio Foggia 1920. Un appuntamento che si protrae ormai da qualche stagione, che torna a partire da questo fino agosto, fine di agosto, e che vi terrà compagnia dal lunedì al venerdì. Ci rivediamo all'incirca dopo un mese, e in molti immaginiamo si chiederanno cosa è successo di importante in Casa Foggia. Ai noi ci viene spontaneo da dire praticamente nulla, perché le questioni che erano appese restano tali, e anche sul fronte squisitamente agonistico, dunque legato alla vita della prima squadra, non è che ci siano notizie particolarmente incoraggianti. Ma procediamo con ordine. Domani, saprete, è il giorno del giudizio, quello che in qualche maniera metterà anche il cappello su questa lunga, caldissima, rovente estate rossonera, che ha visto il club rossonero, il suo padrone in testa, Nicola Canonico, portare avanti la battaglia fino al terzo grado di giudizio per cercare di ottenere il famoso ripescaggio in Serie B. Domani si pronuncerà il Consiglio di Stato, e questo pronunciamento darà poi evidentemente anche la stura definitiva a quello che sarà il destino del Foggia. Cosa c'è da attendersi? Beh, due sono le vie possibili e immaginabili. La prima, che tutto rimanga inalterato, dunque che il Lecco venga riconfermato in Serie B, e a quel punto evidentemente si scriverebbe anche la parola fine legato al ricorso del Foggia, che sarà discusso davanti al TAR il prossimo 4 di settembre, ricorso che è stato anticipato d'urgenza. Dovesse essere escluso invece il Lecco, beh, qualche margine, qualche possibilità potrebbe anche aprirsi, senza però poi oggettivamente creare inutili aspettative, rimanendo sempre con i piedi ben saldi per terra. Ma l'esclusione del Lecco potrebbe anche prefigurare nuovi scenari. Nel frattempo aspettiamo quello che deciderà il Consiglio di Stato, ricordo appuntamento fissato per le 12:30. Allarghiamo invece un attimo i nostri orizzonti invece su quello che è il presente in casa rossonera. Il Foggia sta cambiando pelle, resta ancora però fondamentalmente un cantiere aperto. Cudini sta cercando di dare forma e sostanza alla sua squadra, sta lavorando di gran lena, con molta applicazione, bisogna riconoscere al neo allenatore rossonero, insomma, il grande lavoro che sta svolgendo, e che sta svolgendo però in condizioni ancora provvisorie, perché insomma basta scorrere un attimino quella che è la rosa attuale del Foggia per rendersi conto che si ha a che fare con un gruppo ancora meno matto, un gruppo che necessita almeno di 3-4 rinforzi di spessore per garantirsi perlomeno la sopravvivenza del prossimo campionato di Serie C. Ovviamente ogni giudizio è rinviato, c'è questa data del 3 settembre che segnerà l'inizio del campionato, e si partirà con il derby dello Iacovone di Taranto delle 20:45, ma bisogna attendere comunque domani, perché se domani insomma dovesse accadere qualcosa di diverso da quello che sembra essere ormai già scritto, allora niente di più facile che si possa registrare anche lo slittamento dell'inizio del campionato di Serie C, con tutto quel che ne conseguirà. Ecco, noi aspettiamo con ansia questa data di domani, perché oggettivamente fino ad oggi
Tutti i problemi che riguardano la sfera Foggia sono passati un attimino in secondo ordine, perché a rubare la scena è stato questo discorso del ricorso. Siamo alla fine. Da dopodomani speriamo di poter parlare solo e soltanto di calcio e di concentrarci sulla prossima stagione dei rossoneri per un Foggia che è ancora una bozza di squadra. Ciao!